Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis perché, come anticipato già ieri, oggi è stata introdotta la seconda parte dell'evento in collaborazione con Final Fantasy IX. Inoltre sono state aggiunte anche delle informazioni aggiuntive per altri eventi e per altre aggiunte che andremo a vedere come sempre insieme. Vi ricordo innanzitutto comunque di lasciare il pollicino in su, lasciare un commento se volete e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e condividete per poter farmi crescere. Quindi dopo aver fatto il piccolo spammino, dirigiamoci verso le notizie. La prima notizia del dettaglio di upcoming content release è praticamente tutto ciò che vi ho fatto vedere nel video che avete già visto praticamente un'ora fa circa, perché questo video lo farò uscire esattamente un'ora dopo a quello che avrete sicuramente visto, dove ho annunciato i vari update futuri. Quindi partiamo dal fatto che tutte queste implementazioni saranno inserite a quanto pare a partire dal 20 di novembre, perché ricordatevi che noi siamo sempre 9 ore in avanti rispetto alle notizie, quindi praticamente giorno 20 avremo la possibilità di avere il nuovo capitolo della saga di Final Fantasy VII, quindi capitolo 4, Cloud's Memories, che viene appunto intitolato, e già come potete vedere dallo sfondo sappiamo benissimo di che cosa andremo a parlare. Infatti la storia praticamente tratta la parte in cui Cloud e i suoi amici praticamente scappano da Midgar e poi sapete già qui dove siamo e soprattutto sapete già che cosa succederà. Aggiunti altri Criterion Dungeon e Crisis Dungeon, questa è un'altra notizia che abbiamo già trattato, quindi non mi soffermerò più di tanto. E poi ovviamente una delle notizie che probabilmente tutti non stavano aspettando, ovvero il level cap incrementato già a livello 60. Però la cosa che da un lato ci fa sorridere è il fatto che grazie a questo level cap verrà aggiunta una nuova missione che sarà per l'appunto la Training Quest Character Experience numero 7. Quindi avremo un'altra quest che ci consentirà di ottenere più esperienza alla volta. Quindi si pensa che da un lato sia più facile un pochettino poter livellare, o almeno questo è quello che speriamo. Successivamente ci sono delle modifiche che vengono apportate anche al character stream, dove praticamente adesso i nostri moduli per quanto riguarda il potenziamento dei personaggi non verranno sbloccati quando raggiungeremo il cap del livello, ma verranno sbloccati un po' prima. Infatti, se vi ricordate, quando dovevamo livellare i personaggi, tutti i nodi che dovevamo sbloccare per potenziare il personaggio venivano sbloccati esattamente o a livello 50 o 55. Adesso invece, prima di raggiungere il livello 60, quindi il livello 57, avremo già la possibilità di sbloccare i rami del character stream e iniziare già a potenziarlo, quindi molto più comoda questa cosa, perché tre livelli in meno già fanno la differenza. Successivamente avremo ovviamente l'aggiunta della nuova Character Experience Quest numero 7, che ci consentirà appunto di ottenere più esperienza per i nostri personaggi, quindi già ci siamo. Mentre invece per quanto riguarda le notizie odierne abbiamo la nuova parte dell'evento, quindi il nuovo evento Resonant Waltz, che è stato per l'appunto implementato ed è stato ovviamente aggiornato, quindi tutto quello che avremo a disposizione nel gioco sarà praticamente l'inserimento in più della Glen Exclusive Weapon Steiner's Blade, che sarà possibile ottenere tramite il menu di scambio del nostro evento. L'arma di Steiner, o per meglio dire l'ascia in questo caso di Glen, l'abbiamo vista già ieri un pochettino, quindi questa è soltanto un'immagine che vi fa vedere appunto la traduzione in inglese, visto che io ve l'ho fatta vedere nella sua variante giapponese.
un'arma che comunque sia non è male, anche esteticamente è molto carina, e per Glenn effettivamente potrebbe anche essere interessante. Nuovi oggetti aggiunti all'exchange shop, ovviamente, quindi le weapon parts di Glenn, memorie di Glenn e anche i gacha ticket, sia 4 stelle più, e anche i ticket quelli classici, quindi quelli normali. Infatti, come potete vedere, sono state aggiunte tutti quanti, e anche le armi sono state aggiunte in molteplici copie proprio per poter effettuare l'overboost qualora lo desiderassimo. Altra magagna invece, che effettivamente non parla di aggiunte di boss nuovi, ma parla di aggiunte di modifiche ai boss. Infatti tutti i vecchi Black Walls con cui ci siamo scontrati nella prima parte dell'evento sono stati aggiornati e modificati. Infatti, come potete vedere, abbiamo l'elemento raccomandato, che è il non elementale, quindi questo è il sigillo ability, che tecnicamente si dovrebbe spezzare con qualsiasi abilità di tipo non elementale, e abbiamo praticamente tutti i Valzer, tranne l'ultimo, che ha anche il sigillo triangolare come sigillo raccomandato, dove praticamente i nostri Valzer prendono la desinenza Ruin, quindi viene aggiunto l'epiteto Ruin al loro nome. Che cosa cambia in questo? Cambia semplicemente il fatto che adesso i Valzer resistono tutti gli elementi. Proprio letteralmente hanno reso tutti i Valzer resistenti a tutto, perché se prima avevamo i Valzer resistenti solo a determinati tipi di elementi, che quindi ci consentivano anche un po' di variare la nostra strategia con per esempio un Cloud e la Maritime Sword o Zack e la Falchion, e quindi permettere di fare danni elementali diversi per comunque produrre una buona quantità di danni, qui adesso la situazione è totalmente diversa. Tutti gli elementi sono praticamente ridotti dal 50 all'80% addirittura, quindi avete praticamente la possibilità di non fare praticamente danno con le armi elementali, proprio perché qui stanno spingendo a utilizzare armi non elementali. Quindi purtroppo la situazione è questa, quindi armatevi di pazienza, e se non le avete dovete necessariamente utilizzare armi non elementali. Infatti, come potete vedere, ognuno di loro ha una resistenza a too many elements, quindi a troppi elementi, rendendo praticamente gli attacchi elementali meno efficaci, mentre invece i non elemental abilities are effective, quindi saranno efficaci gli attacchi non elementali. Inoltre anche gli attacchi magici, si consiglia di utilizzare frequentemente attacchi magici, e anche le abilità che permettono di abbassare l'attacco magico e la difesa magica, oppure aumentare la difesa magica il più possibile per il nostro party. Anche l'arma nuova di Eris, Garnet Staff, permetterà di ottenere gli stessi bonus in overboost fino a un massimo di 100%, e il costume di Garnet anche in questo caso ci consentirà di avere un altro 20% di boost per il drop degli item quando effettueremo le coop. Quindi la stessa identica cosa. Oggetto che invece è stato aggiunto insieme al Peridot della volta scorsa, adesso sono le Aquamarine, quindi avremo uno shop dedicato con le Aquamarine, che otterremo ovviamente dalle coop, dal completamento degli stage, e poi avremo la possibilità di poterlo scambiare, ma non vi preoccupate, perché vi farò vedere appunto anche il menu dell'evento per scambiare. Tutto il resto, ovviamente, parlando sempre del limite del bonus, che è sempre il 200%, tutte le altre robe sono esattamente identiche a quelle della prima parte dell'evento. Successivamente abbiamo anche un'informazione per quanto riguarda Cloud e Tifa nelle loro armi, eccetera eccetera. Quindi in aggiunta hanno inserito praticamente, oltre ai Peridot e anche le Black Feather, quindi le piume nere, anche le Aquamarine, che sono state aggiunte. Quindi avranno praticamente la possibilità di ottenere il bonus anche tramite le armi di Zidane e le armi di Amaranth, e anche gli outfit di Zidane e di Amaranth. Quindi anche loro, nonostante questa sia la seconda parte dell'evento, ci consentiranno di avere boost, ma questo mi sembra abbastanza logico. Il banner invece, come annunciato già ieri, sarà singolo, quindi avremo solo il personaggio di Eris con l'arma di Garnet, quindi con la Garnet Staff,
E questo già ne abbiamo discusso ieri, ma ora vi farò vedere poi anche il banner e vi farò vedere come funziona, anche se già comunque ieri ho avuto modo di potervelo, di potervelo spiegare. Questo invece l'abbiamo visto, se non sbaglio, no, questo invece abbiamo praticamente la il volume 2 della campagna di Final Fantasy 9, che adesso è attiva e si potranno ottenere fino a un totale di 6.000 gemme. In totale, le prime 1500 gemme ci vengono offerte come login, quindi nel momento in cui noi effettueremo il primo login dopo questo update alla seconda parte riceveremo già 1500 gemme, mentre invece altre 3000 gemme ci verranno date durante il login giornaliero, come nella prima parte, praticamente come stiamo anche facendo nella prima parte. E poi successivamente altre 1500 gemme ci verranno consegnate completando le missioni crossover volume 2. Quindi avremo dei compiti specifici da fare durante tutto il crossover che ci daranno queste gemmozze. Ovviamente tutto il resto non ci interessa, però sappiamo che queste sono quello che noi riusciremo ad ottenere. E poi i dettagli per quanto riguarda il banner di Eris, dettagli che abbiamo già discusso ieri, ma che vi rinfresco la memoria magari per chi non l'avesse letto, per chi non fosse stato attento, e di questo dovrei bacchettarvi un po'. Avremo la disponibilità di avere accesso al banner limitato di Eris con l'arma crossover, ovviamente. Il periodo sarà praticamente da oggi, giorno 17 fino all'8 dicembre, e in questo, diciamo, in questo banner l'apparizione del rate delle armi crossover è stato incrementato. Inoltre si potranno acquisire l'equipaggiamento, il vestito limitato per una volta, quindi nel momento in cui poi otterremo i 12 stamp otterremo praticamente anche il vestito. Le particolarità di questo banner le abbiamo discusse ieri, ovvero che in questo banner una delle armi che giustamente viene presa come target, quindi l'arma principale dell'evento che viene presa come target, praticamente diventerà la principale ricompensa negli stamp, quindi sesto stamp, dodicesimo stamp della seconda scheda e dodicesimo stamp anche della terza scheda. Inoltre tutte le armi della wishlist avranno avranno praticamente la loro percentuale di apparizione dell'1%. E ogni volta ho sta gola che mi si secca subito. E come potete vedere, praticamente l'arma principale avrà l'1% di apparizione, mentre invece le wishlist avranno uno 0,2% in più. Quindi da 0,8 passano a 1%. Questa invece è l'arma di Garnet, quindi come potete vedere abbiamo l'abilità Healing Pulse e ovviamente il vestito di Garnet che aumenta HP e Healing. E Healing Pulse, diciamo, può essere un'arma carina, come abbiamo discusso ieri, per permettere magari a personaggi come Sephiroth di evitare di autobuffarsi e quindi perdere tempo, però sinceramente parlando il set di Sephiroth secondo me è proprio buono perché funziona in quella maniera. Avere, diciamo, una ridondanza con Eris, io personalmente la preferisco come healer debuffer, in modo tale che comunque gli altri si possano buffare in autonomia e lei nel frattempo possa già preparare il terreno, no? Possa già in un qualche modo apparecchiare la tavola, se così si può dire, per poi permettere ai personaggi di fare più danno. Anche lei ha la stessa identica percentuale di bonus drop come le armi di Gidan e di Amaranth, quindi questa stessa identica cosa. E poi ovviamente l'ottenimento di acqua marine e piume nere viene incrementato, quindi tutto questo rimane identico. Queste sono invece tutte le notizie che vengono trattate della wishlist e delle stamp card, che adesso vi farò vedere dal banner per avere comunque un quadro più chiaro della situazione. E poi come sempre i classici pacchetti di gemme nello shop, ogni qualvolta noi troveremo una Garnet Rod per permetterci di poterla maxare subito. A 2 stelle rosse, invece, nel momento in cui porteremo l'arma di Garnet a 2 stelle rosse, otterremo il magico wallpaper di Garnet ed Eris. Qua ovviamente non abbiamo più niente da dire, quindi queste sono tutte le informazioni che abbiamo da discutere oggi.
Ciò che invece voglio farvi vedere nel dettaglio è ovviamente il banner del crossover, dove noi ovviamente dobbiamo settare le nostre wishlist, ma a me non mi interessa perché vi ricordo che per me questo banner comunque non pullerò su questo banner. Dobbiamo andare a vedere i dettagli delle stamp. Come vi ho detto ieri, avremo praticamente ovviamente al sesto stamp e dodicesimo stamp classico, quindi arma e vestito del personaggio in questione. Quindi non dovremo scegliere appunto tra chi mettere come arma e come vestito, essendoci un personaggio solo. Mentre invece nella seconda pagina, inizialmente vi avevo detto che l'arma finiva nella sesta casella, poi dopo ho corretto tramite un commento perché appunto ho inserito il fatto che l'arma verrà inserita nel dodicesimo stamp anche della seconda scheda, mentre invece qui dove appunto abbiamo l'apparizione di una 5 stelle garantita, il drop rate dell'arma di Garnet in questo caso, dato che è l'arma banner, viene incrementato al 13%. Quindi se solitamente all'interno del banner abbiamo l'1% di armi che possono spuntare tramite wishlist o tramite arma banner, in questo caso il 13% è praticamente indirizzato verso l'arma di Garnet. Stessa cosa succede anche qui con la 4 stelle o superiore, che prende praticamente un 13% sempre l'arma di Garnet, e poi al dodicesimo stamp abbiamo comunque l'altra arma di Garnet, e infine abbiamo praticamente l'ultima scheda dove in tutte e due le caselle abbiamo un rate maggiore per quanto riguarda l'arma di Garnet. Qui ovviamente abbiamo le varie notizie delle stamp, e qui ovviamente abbiamo le armi, abbiamo l'arma e il vestito per poter controllare statistiche e tutto quello che ci interessa. Per quanto riguarda la wishlist, ovviamente potete selezionare qualsiasi arma, cioè al solito potete tranquillamente gestire la wishlist come volete, però se andiamo a vedere nei dettagli, forse era da qui, ecco qua, abbiamo praticamente la possibilità di ottenere la staffa di Garnet all'1%, e come potete vedere tutte le armi in wishlist non saranno più allo 0,8 ma saranno all'1%. Quindi è come se avessimo un banner con tutte armi da poter pescare all'interno dello stesso banner. Allora, sinceramente non so quanto possa essere conveniente, perdonatemi, ma non so quanto possa essere conveniente avere praticamente tutte le armi all'1%, perché si vanno un po' a mischiare effettivamente i drop, no? Avrei messo magari un 1,5, 1,2 per quanto riguarda l'arma di Garnet, giusto per darle magari quel boost in più, però a quanto pare avranno tutti lo stesso 1% di essere trovate all'interno del banner, quindi vabbè. Non so, sinceramente è una cosa che un pochettino mi, non dico mi indispone, perché alla fine avere l'1% anche dalle wishlist è comunque un grandissimo risultato, quindi ci consente comunque di avere buona probabilità di ottenere armi che ci interessino, però su un'arma del genere, soprattutto limitata al crossover, sinceramente mi sarei inventato forse qualcosina di più, però questo rimane diciamo un pensiero mio, niente di particolare. Mentre invece ultima cosa che vi faccio vedere e poi chiudiamo definitivamente, praticamente abbiamo abbiamo l'evento Resonant Walls, dove abbiamo le nuove missioni che come potete vedere saranno con i Black Walls Ruin con difficoltà crescente, le co-op che allo stesso modo avranno i Black Ruin Walls con difficoltà crescente, e poi successivamente per quanto riguarda gli oggetti da poter scambiare sono stati aggiunti, questi erano i Peridot, che erano appunto i Peridoti se volessimo dirlo in italiano, che erano praticamente nella prima parte, e adesso invece abbiamo le acquamarine, quindi acquamarine che potranno essere utilizzate per scambiare tutti gli oggetti dello shop che dobbiamo assolutamente svuotare, e invece le piume nere al solito ci consentiranno di ottenere le copie dell'arma di Glenn per chi volesse ovviamente accelerare il processo, i ticket e ovviamente tutti gli altri oggetti come i ticket 4 stelle che io già mi sono ghiacciato subito, e poi ovviamente gli altri ticket eccetera eccetera, che possibilmente poi pulleremo stasera magari insieme alla free pull, vediamo come shafto ancora una volta.
dato che per me tutte ste free multi sono state uno shaft dopo l'altro, e quindi niente, questo è ciò che è stato aggiunto in questa seconda parte dell'evento. Spero che questo video possa esservi stato utile, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di tutto questo ambaradan di roba che avremo a disposizione tra poco. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con me, vi invito ancora a lasciare un pollicino, un commentino e a condividere qualora conosciate qualcuno che giochi a Ever Crisis, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!